Ciao a tutti gli amici di Terrani.it, oggi parlo della Brooks Divide 5, il modello Door to Trail della collezione Brooks, una scarpa che può essere definita gravel, come va di moda adesso, perché sta a indicare quel tipo di scarpe adatte ad affrontare percorsi misto strada asfaltata, sentiero non troppo tecnico, comunque corribile, dove si può andare e dove magari per via delle caratteristiche del fondo anche bagnate è utile avere una suola un po' più tassellata e magari con una specifica gomma. In questo caso abbiamo la stessa gomma Trail Tac che viene utilizzata nelle scarpe da trail running del marchio Brooks, quindi non è semplicemente una suola tassellata ma una suola con gomma specifica per uso off-road. E questa non è l'unica caratteristica off-road di questa scarpa, è anche il puntale, che è qui ben rivestito, molto ben rivestito, per cui non dovete aver paura di battere i piedi contro eventuali sassi nascosti nell'erba alta. Sai, la mattina vai a correre, ora poi in un parco non viene fatta pulizia, c'è l'erba alta, tu corri un attimino e tac, c'è il sasso, non c'è problemi, tac, c'è la radice, non c'è problemi, sei ben protetto. Quindi una scarpa che ha quelle caratteristiche di trazione e protezione tipiche di una scarpa da trail running, con una struttura della scarpa che è invece molto molto stradale. Questa scarpa potrebbe essere scambiata benissimo per una Brooks Ghost, sia per le proprio la somiglianza. Questa è una daily trainer come la Brooks Ghost, a differenza dell'ultima Brooks Ghost non ha il DNA Loft 3 ma il 2, quindi comunque una gomma ben ammortizzante senza essere morbida, quindi una scarpa che anche per la superficie d'appoggio a terra riesce a dare una stabilità di appoggio durante la corsa. Non dico che sia antipronazione, però quando ci correte la sentite stabile, bella sui binari, quindi una scarpa che da questo punto di vista è proprio una daily trainer per corse spensierate, felici, su percorsi misti, in tutta comodità, la tipica comodità Brooks, perché qui abbiamo una tomaia che è lì, ci metti il piede e ti senti a tuo agio, ti sembra di aver sempre portato questo tipo di scarpa, è la sensazione che dà le Ghost e tutti i modelli Brooks, è una cosa fantastica. Quindi un tessuto che è traspirante, è anche più robusto del solito tessuto stradale, ma un contrafforte tallonare ampio, ben strutturato, ottime le imbottiture, ottima anche la soletta interna che è traforata sui bordi, quindi anche traspirante, linguetta paralacci che fa il suo dovere, un sistema di allacciatura che già vi mettete il piede e vi sentite già sicuri, poi quando andate a legare vi sentite proprio schiacciati ma in senso piacevole. Questa è quel tipo di calzata molto presente, molto avvolgente, che ti fa sentire di non avere una scarpa ai piedi e protetto. L'esatto contrario di quello che da un certo punto di vista piace a me, che preferisco scarpe molto meno strutturate, con tomaie che ti sembra di non averle. Questo è l'esatto contrario, però anche a me mi dà piacere sentirla, ve lo dico sinceramente. Sono sensazioni molto differenti che danno comunque piacere, e quindi comodità assoluta, grip decente anche sull'off-road, protezione, e naturalmente potete anche andare sui sentieri veri, però lì la montagna specialmente, la differenza con un modello come è la Cascadia per esempio si fa sentire. C'è una differenza di prezzo perché c'è una differenza di tecnologie, non di qualità. La qualità è ottima, è superba, sublime, cioè non c'è niente qui che potete dire di basso livello, costa poco, perché non c'è qualità. La qualità è assoluta, Brooks garantita, cioè è l'insieme di tecnologie, perché la Brooks Cascadia ha una tecnologia
all'intersuola che le permette, a parità appunto di volumi, di gomme e tutto, di avere un comportamento, un trail adapt system, che riesce a rendere la corsa più sicura, più agile, cosa che questa magari non ha, perché questa è una scarpa stradale, non ha tutta quella capacità torsionale e nemmeno la capacità della gomma, che è ammortizzante ma non morbidosa, quindi, ed ha un drop alto di 8 mm che è ottimo per la corsa, ok, è ottimissimo per la protezione del tallone al momento della l'appoggio a terra, che c'è ammortizzazione e facilita la rullata. Però se andate a affrontare percorsi tecnici, a correre, a voler correre discese come ho dietro casa mia, in cui si ha 300 metri in nemmeno 2 km e tutti dissestati, tipici appennini con tutti i sassi, si va più forte in salita che in discesa, ve lo dico sinceramente, perché la scarpa è un tipo di scarpa per non proprio quel tipo di utilizzo super tecnico. Quindi in situazioni si va con calma, con appoggio medialle, si scende senza aggredire il fondo, perché la caviglia non c'ha tutto il gioco. 8 mm è la caviglia, la struttura non è super flessibile e quindi si ha meno capacità di controllo, a meno che uno non sia veramente un super atleta, ma un atleta normale che vuol correre run happy, allora lì può trovare il limite. E come dicevo, è quella cosa per cui la Brooks Cascadia, grazie alla tecnologia di cui è dotata tutta l'intersuola e la suola, la Trail Adapt System, ecco che quella tecnologia che la fa costare anche di più fa la differenza. Quindi se volete andare sul trail tecnici, Brooks Cascadia, se volete affrontare la corsettina quotidiana di allenamento, di uscire, andare anche al parco nel periodo invernale in cui i fondi sono bagnati come qui, questa suola vi dà la garanzia di non scivolare. Io ho il mio cane qui che poi si diverte ogni tanto, mi sfida a giocare sull'erba alta scivolosa e ta ta ta, si scatta, si fa, perché c'è la suola giusta. E questo è il segreto. Quindi una scarpa per correre run happy gravel, Brooks Divide 5. Ciao.